Ciao a tutti amici di eximardero.com e ben ritrovati ad un nuovo video unboxing. Quest'oggi andremo ad analizzare la Siemstorm Quickfire XTi, l'ultima tastiera da gaming prodotta dalla Cooler Master. La XTi è anche la prima tastiera della serie Quickfire ad adottare una retroilluminazione a più colori, ma non RGB. Partendo dalla confezione, troviamo una confezione molto elegante e troviamo in bella mostra l'immagine illustrativa della tastiera. Troviamo anche questo adesivo che ci ricorda che la versione ricevuta da noi è dotata di switch CRMX Brown e il layout di digitazione è in italiano. Cooler Master, come abbiamo detto più volte, è l'unica azienda che ci tiene quasi a mantenere ancora in vita il layout di digitazione italiano, e questo è sicuramente un punto a favore dell'azienda. Nel dentro della confezione un'ulteriore immagine illustrativa, alcune caratteristiche tecniche e altre informazioni. All'interno della confezione troveremo la tastiera, ovviamente, questo piccola tasca, questa piccola copertura che ci potrà servire per proteggere la tastiera quando non verrà utilizzata da eventuali agenti atmosferici come la polvere. Togliamo un attimo via. Ovviamente un piccolo manuale di istruzioni, all'interno troveremo i dati per la garanzia e alcune combinazioni che ci serviranno a capire come funziona meglio la tastiera. Ovviamente troviamo anche un piccolo keycap tasto, ovvero con serigrafia, scusate, della Cooler Master. Un keycap puller che ci servirà appunto a sostituire i tasti o per un'eventuale pulizia approfondita della tastiera, ed ovviamente un cavo USB rivestito in treccia di tessuto. Entrambi i connettori sono placcati in oro e questa volta è stato adottato un cavo con un connettore mini USB che andrà collegato alla tastiera, ovviamente classico USB al computer. Questo cavo, ovviamente, in caso di malfunzionamenti o da danneggiamenti, potrà essere sostituito con un banalissimo cavo USB, anche per smartphone ad esempio. Passando dunque alla tastiera, troviamo la Quickfire XTi con un aspetto e un design molto elegante, colorazione total black, finitura liscia per lo chassis in plastica, ovviamente un rinforzo in metallo nella parte interna, quindi possiamo dire che viene conferita una maggiore solidità alla tastiera durante le sessioni di gioco intensivi o durante digitazione. Il layout, come abbiamo detto, è italiano, che possiamo riscontrarlo dal tasto invio classico. La Quickfire XTi è dotata anche di vari tasti, tra cui i tasti multimediali, che sono stati inseriti in questa zona qui e potranno essere attivati sempre dal tasto FN. Ovviamente la XTi è dotata di 4 profili che sono riportati in questi tasti e potranno essere sempre attivati tramite il tasto funzione. Nella parte sinistra possiamo sempre tramite tasto funzione agire sulla retroilluminazione di colore blu e di colore rosso, su 5 livelli per ogni singolo colore. Ovviamente la tastiera è dotata anche di una retroilluminazione, diciamo, di base di colore viola, quindi con questi 3 colori potremmo creare uno spettro cromatico abbastanza aggressivo, quindi a seconda dei nostri gusti potremmo creare le varie combinazioni. Ovviamente gli altri tasti, che vedremo comunque approfonditamente nel corso dell'accensione scritta, serviranno ad effettuare una retroilluminazione con vari effetti uguali reattiva, quindi se clicchiamo un tasto si illuminerà quel singolo tasto, un effetto ad onda ed altri effetti che abbiamo detto, appunto, vedremo nel corso dell'accensione scritta. Nel retro della tastiera troviamo il logo della Cooler Master, i classici piedini sia in gomma nel caso in cui non utilizzassimo i piedini in plastica, che ci serviranno appunto per rialzare un minimo la tastiera eventualmente durante digitazione di testi. Sono presenti delle canaline che ci permetteranno, anche una volta innestato il cavo, di effettuare un leggero cable management del cavo, quindi potremo portarlo verso direzione dritto oppure curvato nel lato destro o nel lato sinistro.
Come abbiamo detto, la Quickfire XTi in questo caso è dotata di switch CRMX Brown, no? Vediamo se riusciamo a farveli vedere. Ok, quindi come possiamo vedere è dotata di CRMX Brown. Al di sopra troviamo sempre il classico LED che potremo retroilluminare, come abbiamo detto, di rosso, di blu, di viola o eventuali diciamo aspetti cromatici. Con questo è tutto, dunque vi rimandiamo alla recensione scritta con ulteriori immagini e approfondimenti sul nostro sito www.eximard.com. Un saluto da tutto lo staff.